Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Ragazzi, come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che onestamente mi ha stupita. Oggi parliamo di una famiglia che dall'esterno sembra la classica famiglia modello. Una famiglia amorevole, unita. La verità che si cela sotto le apparenze però è molto più oscura di quanto si creda. La protagonista di questa storia è la famiglia Hamlin, composta da Susan, Rick e dai loro quattro figli, Jennifer, Claire, Alec e Ryan. Ma come al solito andiamo con ordine. Susan e Rick si conoscono alla facoltà di legge. Leo è un ragazzo molto spigliato, simpatico, mentre Susan è molto più riservata e timida. I due iniziano a frequentarsi e ben presto Susan si rende conto di aver davanti l'uomo perfetto, almeno l'uomo perfetto per lei. Rick è intelligente, ha carisma, è simpatico, la fa ridere. Appena dopo 6 mesi di frequentazione, Rick chiede a Susan di convolare a nozze. È San Valentino, è tutto così romantico e Susan è entusiasta di quella proposta. Non ci pensa due volte, dice a Rick immediatamente sì, voglio sposarti. Susan è una studentessa di legge brillante, la migliore della sua classe. Sarebbe dunque diventata una bravissima avvocatessa. Ma subito dopo il matrimonio la donna rimane incinta. Nei primi anni di matrimonio Susan affronta ben 4 gravidanze, mettendo al mondo i suoi 4 figli, Jennifer, Claire, Alec e Ryan. A questo punto Rick chiede alla moglie di rimanere a casa per occuparsi dei figli, perché ci avrebbe pensato lui a mantenere la famiglia. L'uomo trova lavoro nell'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Sacramento. Inizia ad avere successo, è un ottimo avvocato, mentre Susan rimane a casa a fare la mamma a tempo pieno, mettendo da parte il suo desiderio di fare carriera, perché è chiaro che anche lei avrebbe voluto diventare un'avvocatessa. Le cose però, tutto sommato, sembrano andare per il meglio. La famiglia Hamlin, infatti, si trasferisce presto in una casa da $1 milione, sita nell'elegante Eldorado Hills, nella contea di Eldorado, in California, a circa 35 km a est dalla capitale dello stato di Sacramento. La famiglia Hamlin frequenta la chiesa, Susan è felice ed è sempre molto impegnata in quanto è lei che si occupa dell'istruzione dei suoi figli, è lei che parla con gli insegnanti, è lei che li accompagna a scuola. Rick invece è un gran lavoratore, fa di tutto per rendere felici i suoi figli e per non fargli mancare nulla, a livello materiale. Ovviamente. Questa sembra davvero la classica famiglia americana normale, ma nella quotidianità della famiglia Hamlin non c'è niente di normale. Susan è molto legata a suo padre, un biochimico di Fresno, di nome Sidney Seymour. Quell'uomo adora tantissimo sua figlia e d'altro canto Susan fin da piccola è abituata a raccontargli tutto, a chiedergli consigli. Rick però non accetta in alcun modo il rapporto che c'è tra Susan e suo padre. Lo considera molto strano, le dice che non dovrebbe abbracciarla. Insomma, non dovrebbe dimostrarle così tanto affetto. Quando Susan e Rick vanno a trovare Sidney, il padre di Susan, Rick non perde occasione per studiare ogni sua singola mossa. Quell'uomo dà un bacio sulla guancia a sua figlia? Non va bene, risulta fuori luogo. Abbraccia sua figlia? Non va bene, risulta fuori luogo. Le sorride? Non va bene, risulta fuori luogo. Più volte durante queste visite Rick prende da parte Susan chiedendole: ma hai visto come ti abbraccia, come ti tocca? Ti bacia addirittura sulla guancia in modo strano, è pericoloso e perverso. Susan ogni volta risponde a Rick in modo sincero. Ha un ottimo rapporto con suo padre, sono sempre andati molto d'accordo ed è normalissimo che lui le dimostri affetto. Ma Rick continua a ripeterle che suo padre ha un atteggiamento inappropriato nei suoi confronti. Secondo lui non si abbraccia una figlia in quel modo e tantomeno la si stringe. Susan risponde di nuovo a Rick nel modo più normale possibile. Sono una famiglia affettuosa e tra di loro c'è sempre stato questo tipo di rapporto. In pratica all'inizio Susan prova a dirgli: ciccio, questi sono i miei genitori, questa è la mia famiglia e tu non devi mischiarti in questo, specialmente se mio padre mi dimostra affetto. Col tempo però Rick diventa sempre più infastidito da questa situazione e Susan ahimè inizia a pensare che quella in difetto sia lei. Si sente sbagliata, forse davvero non dovrebbe dimostrare così tanto affetto verso suo padre. Insomma, se suo marito continua a farglielo notare, forse ha ragione, forse è lei che non si rende conto della situazione. Il rapporto tra Rick e Sidney, il padre di Susan, ovviamente peggiora drasticamente. Susan va sempre meno spesso a trovare suo padre, sta sempre a casa. E col tempo Rick inizia a trattare Susan come se fosse di sua proprietà. Hanno rapporti intimi quando va lui. Lei deve indossare ciò che lui
Le ordina. E Susan non ha nessuna voce in capitolo sull'argomento. Rick pretende che Susan l'aspetti a letto al suo ritorno, pronta ad avere dei rapporti con lui. E anche in questo caso Susan si sente sbagliata perché con Rick non ci vuole andare a letto. Inizia a pensare di nuovo che ci sia qualcosa che non vada in lei. Perché non vuole avere rapporti con suo marito? Insomma, per lei dovrebbe essere una cosa normale. In ogni caso, alla fine, Susan non può mai negarsi a Rick. Deve sempre far ciò che vuole lui, perché altrimenti si infuria. La insulta, le dice che è una donna inutile, che non vale niente. Nel 1999 Susan inizia a stare male. Diventa apatica, non ha più voglia di fare nulla, non vuole più stare con suo marito e si allontana sempre di più dai suoi figli. Susan sta vivendo un periodo di depressione molto intenso. Di conseguenza viene ricoverata in una clinica proprio per questo disturbo. Appena Susan esce da questa clinica e torna a casa, Rick le parla della loro vita intima. Per Rick è chiaro e lampante. Susan è così pudica e repressa perché sicuramente quando era bambina ha subito molestie e non da una persona qualunque, bensì da suo padre. Susan risponde che suo padre non l'ha mai toccata in quel modo neanche con un dito, neanche per sbaglio. Ma Rick continua con la sua convinzione. Più Susan gli dice che non ha mai vissuto un'esperienza simile, più Rick si incaponisce. È sicuramente successo qualcosa a sua moglie, non ci sono dubbi. E fa di tutto per dimostrare la sua teoria. Vuole che Susan l'accetti, vuole che Susan gli dia ragione. Per Rick ben presto questa situazione si trasforma in una vera e propria ossessione. Vuole fare il lavaggio del cervello a Susan, vuole convincerla a tutti i costi. Da piccola ha subito molestie, sicuramente da suo padre. Rick quindi insiste e dice a Susan che vuole aiutarla a ricordare gli abusi che ha subito. Le chiama sedute per risvegliare i ricordi. E in cosa consistono queste sedute? Rick, in pratica, comincia mostrando a Susan delle vecchie fotografie di famiglia, che per lei ovviamente sono del tutto normali. C'è una foto in cui Susan è in braccio a suo padre. In quel momento le stava leggendo una favola. In quella foto non c'è nulla di peccaminoso o strano. Ma Rick inizia a ripetere a Susan: ma non vedi come ti tocca? Non vedi come ti stringe? Ma ti pare normale? Non è normale! Un padre non stringe in questo modo sua figlia, Susan! In un'altra foto c'è Susan che dorme con delle sue amichette in salotto. Quello era un pigiama party. Ma per Rick è assurdo che suo padre abbia fotografato lei e le sue amichette mentre dormivano. È inappropriato, non è una cosa normale. Susan ripete: ma io non ci vedo nulla di male, sono solo foto di famiglia. Mio padre mi vuole bene, ha sempre tenuto a me. E ha sempre voluto molto bene anche alle mie amichette. Rick distorce la realtà per sostenere la sua tesi, per cercare di convincere Susan che in passato sia stata toccata in modo inappropriato da suo padre. Rick continua a ripeterle: ma Susan, devi ricordare qualcosa, sforzati, non è possibile, queste foto sono troppo evidenti, com'è possibile che tu non te ne renda conto? Susan risponde in continuazione: no, non me ne rendo conto perché queste sono foto normalissime. Queste conversazioni, o meglio queste sedute per risvegliare i ricordi, durano per ore e ore. Spesso Rick va avanti a tampinare Susan con le sue idee per tutta la notte. Quando si fa giorno, Susan è sempre distrutta, è stanca, è stravolta, ma non si fa manipolare. Dice sempre la stessa cosa: io non ricordo niente e non voglio più tornare ad affrontare l'argomento, per favore. Ma Rick ovviamente non è d'accordo con questa cosa, lui vuole che Susan lo ammetta. Vuole che gli dica chiaramente: sì, sono stata toccata in modo inappropriato da mio padre. Susan però si rifiuta di dare ragione a Rick e questo scatena la sua rabbia e la sua violenza. Se Susan non accetta le spiegazioni di Rick, vuol dire che sta dalla parte di suo padre. Quindi Rick inizia anche a minacciarla con delle armi che ha in casa. Quell'uomo ha 3 pistole e 1 spada ed è completamente fuori di sé dalla rabbia. In questo caso afferra la spada e inizia a farla roteare sopra la sua testa. Susan è molto spaventata, ma allo stesso tempo guarda suo marito e si rende conto che c'è qualcosa che non va. Ha la sensazione che Rick stia perdendo la lucidità sempre di più, ogni giorno che passa peggiora. Susan inizia a pensare che Rick sia totalmente folle. Susan a questo punto cerca di uscire dalla camera e di sfuggire da suo marito, ma Rick la blocca, la afferra per un braccio, la strattona e le dice che non può permettersi di andarsene mentre stanno discutendo. Dopodiché la riafferra per un braccio, la spinge verso il letto e la fa cadere sul letto. Poi le va sopra e le punta la spada sul petto. Susan fortunatamente in qualche modo riesce a rotolare di lato, cadendo dal letto, quindi si salva. Rick a questo punto perde la testa e inizia a infilzare il materasso con la spada più volte. Lo distrugge quel materasso. Susan nel frattempo è già riuscita a scappare dalla camera, ovviamente. Rick
A questo punto escogita un piano. Vuole portare il padre di Susan, Sidney, in tribunale per fargli causa. Parla di un risarcimento da $1 milione. Ricky impegna tutte le sue energie in questo caso. Crea un archivio raccogliendo tutte le foto di famiglia di Susan e inoltre studia diversi libri sull'argomento. È sempre a casa e Susan a questo punto inizia a sentirsi soffocare. Non è mai sola. Non ha più nessuna libertà. Ormai Rick le impedisce addirittura di fare delle telefonate. Ma soprattutto nessun altro in casa può rispondere al telefono. Solo lui. Rick quindi, piano piano, riesce ad isolare effettivamente Susan dalla sua famiglia, da suo padre. A questo punto Rick va da Susan e chiede di fornirgli argomentazioni valide contro suo padre. Argomentazioni che Susan non ha, perché non esistono. Rick però insiste e continua a mostrarle le stesse foto ogni volta, dicendole: ecco, guarda qua, in questa foto ti tocca, in quest'altra foto ti guardi in modo strano, in quest'altra foto ti ha fotografato mentre dormivi. E l'ho anche fatto più volte, perché ti ha fotografato così tante volte mentre dormivi? Quell'uomo non si ferma mai, va avanti senza sosta per giornate e nottate intere, senza mai dormire. Susan però continua a non essere collaborativa. Continua a dire a Rick che si focalizza su dettagli inutili che non hanno alcun senso. Ed è a questo punto che Rick inizia a diventare davvero violento. Non si ferma più solo alle minacce. Rick picchia Susan e inizialmente la colpisce sempre in posti non visibili. La prima volta infatti le dà un pugno fortissimo allo stomaco. Andando avanti, la rabbia di Rick inizia ad essere sempre più intensa. Picchia Susan in continuazione, le rompe il naso, le incrina due costole, le lussa la mascella e la colpisce dietro le orecchie più volte. Rick diventa un sadico. Ripete a Susan: ah, ti fa male? Aspetta quando ti colpirò di nuovo. Purtroppo, è chiaro, in questa situazione neanche i figli di Susan sono al sicuro. Quando sentono Rick salire le scale e urlare contro Susan, si chiudono nell'armadio, attendendo che le urla finiscano. Sono terrorizzati. In un'occasione Rick trova Susan nella camera delle figlie, sta leggendo loro una favola, un gesto normalissimo che personalmente trovo molto dolce. Rick, appena entra in casa e vede Susan nella camera delle bambine, impazzisce, si infuria. Inizia ad urlare, la prende per i capelli, la trascina fuori dalla stanza e infine la butta giù dalle scale. Tutto questo avviene davanti agli occhi di una delle figlie, che non ha fatto in tempo a nascondersi. Susan a questo punto inizia a pensare di fuggire con i suoi figli, perché si rendono conto che tutti sono in pericolo. Rick è una mina vagante, è ossessionato, ma è anche un ottimo osservatore e capisce ben presto che i suoi figli stanno dalla parte di Susan e non dalla sua parte. Quindi inizia a fargli il lavaggio del cervello. Rick quindi prende i figli e li fa sedere tutti quanti sul divano della sala, dicendogli che è in corso una guerra tra il bene e il male, perché Susan, ossia loro madre, è posseduta da Satana. Il padre di Susan fa parte di una setta satanica e anche Susan fa parte di questa setta. Questa setta, dice Rick, sta complottando per ucciderlo e sacrificarlo a Satana come trofeo cristiano. Se Susan e suo padre fossero riusciti nel loro intento, Susan sarebbe stata nominata alta sacerdotessa del culto. Inoltre Rick inizia a chiamare il padre di Susan sommo sacerdote. Susan è in cucina e sta sentendo Rick dire cose davvero assurde. Quindi esce dalla cucina e si affaccia al salotto. Appena Rick la nota, la afferra per i capelli, la porta di fronte ai loro figli e inizia ad urlare: vedete bambini? È posseduta dal male! Guardatela! Ma io riuscirò a liberarla dal demonio! Inizia quindi a colpirla urlando: esci da questo corpo, demone! Vattene! In pratica prova a fare l'esorcista. I bambini restano in silenzio e guardano la scena senza dire una parola. Iniziano a credere al loro padre. Forse ha ragione. Susan, la loro adorata mamma, sta male. Rick inizia anche a convincere i figli del fatto che abbiano subito molestie da Susan. Lo ripete così tante volte che, ahimè, iniziano a crederci e iniziano ad avere davvero paura di loro madre. Il problema quindi è che il piano di Rick sembra funzionare. I bambini iniziano ad allontanarsi da Susan, credono alle storie che gli racconta il loro papà. Però questi bambini, a questo punto, hanno paura di entrambi i genitori. Prima avevano paura di Rick e continuano ad aver paura di lui, perché quell'uomo ha degli scatti violenti assurdi, non è equilibrato. Ora però, quei bambini hanno paura anche di loro madre. Rick è convinto che il padre di Susan, ossia il capo della setta satanica, avrebbe mandato ben presto qualcuno per ucciderlo. Arriva un giorno in cui qualcuno suona alla porta.
Susan va ad aprire e si trova davanti due testimoni di Geova che le dicono di volerle parlare del regno di Dio. Susan ringrazia le due donne dicendo di non essere interessata. Chiude la porta, si gira e vede Rick che sta scendendo dalle scale. Rick scende le scale ovviamente perché ha sentito il campanello e impugna una pistola. È assolutamente certo che in realtà quelle due donne non sono testimoni di Geova. No, no, loro fanno parte della setta satanica. Quindi Rick esce di casa correndo con l'intento di ucciderle. Susan sente uno sparo, ma subito dopo vede rientrare in casa Rick, che cade a terra. Rick a Susan dice che si è sparato da solo sulla gamba per sbaglio. Insomma, gli è partito un colpo, ma ai suoi figli racconta una versione totalmente diversa. Appena li vede inizia ad urlare: sono stati quelli della setta, mi vogliono uccidere, capito bambini? Vogliono uccidere vostro padre. Jennifer, Claire, Alec e Ryan credono sempre di più al loro padre e questa volta hanno una prova pratica. Rick in effetti ha davvero una ferita sulla gamba. È vero, se l'è procurata da solo, ma i suoi figli mica lo sanno. Ovviamente Rick a questo punto deve andare in ospedale per farsi curare. Non può di certo rimanere con una pallottola nella gamba. E ai medici non racconta mica di essersi ferito da solo, bensì sostiene che per l'appunto una setta satanica lo sta perseguitando, lo vuole uccidere. L'hanno colpito mentre era fuori casa e alcuni membri di questa setta sono proprio sua moglie e suo suocero, Sidney. I medici sono sconcertati nel sentire questa storia, ma non ci danno molto peso e quindi non allertano le forze dell'ordine. Di conseguenza Rick torna a casa tranquillamente, con le sue convinzioni bacate che si radicano sempre di più nel suo cervello. Quando torna dall'ospedale Rick dice ai suoi figli che si devono preparare alla guerra, in quanto non sono al sicuro. Probabilmente ci sono cecchini appostati ovunque fuori da casa loro, pronti a colpirli. Rick dunque ribalta tutti i mobili della casa per creare delle barricate, dove posiziona le sue armi, blocca con delle asse di legno quasi tutte le porte e tutte le finestre della casa. Dice che deve assolutamente preparare la casa per difendersi dall'attacco immediato della setta. Rick a questo punto ha davvero raggiunto il suo obiettivo, ha isolato completamente Susan dai suoi figli, arriva a chiuderla in camera da letto e le ordina di non muoversi. In quella camera non c'è la chiave e suo marito chiaramente non ha bloccato quella porta con nessun asse di legno perché deve poter accedere alla camera da letto per dormire. Quindi quella porta non è chiusa a chiave, è solo chiusa, fine. Ma Susan non riesce a muovere un muscolo. Ad impedirle di uscire da quella camera non è quella porta chiusa, ma la paura. In quanto Rick, a questo punto, inizia a girare per casa con una pistola addosso. Ma l'uomo, di pistole, ne ha altre due. Quindi una se la tiene sempre addosso, mentre l'altra la punta sempre verso sua moglie appena la vede. Le punta la pistola addosso anche mentre dorme. E qui a me è nata una domanda, a mio parere, non indifferente. Come fa Rick a rimanere sveglio giorno e notte, arrivando anche a puntare una pistola verso sua moglie mentre dorme? Rick non sente il bisogno di dormire. Ebbene sì, anche in questa storia entra la Coca-Cola, la polverina. Nessuno se n'è accorto, ma Rick ha incominciato a farne uso proprio nel periodo in cui ha iniziato a lavorare alla causa contro il padre di Susan. A questo punto Rick arriva a dire ai suoi figli di non guardare, non parlare e non calcolare Susan. Gli dice che sicuramente avrebbe trovato una madre più opportuna per loro e si sarebbe liberato di Susan. Susan ne è sicura, prima o poi suo marito l'avrebbe sicuramente uccisa. È solo questione di tempo. La più grande paura di Susan è che Rick si faccia aiutare dai ragazzi per sbarazzarsi del suo corpo. Ed è brutto da dire, ma ahimè la paura di Susan sfiora la realtà. Un giorno infatti Rick ordina a Susan e ai suoi figli maschi, quindi Alec e Ryan, di salire in auto. Dà ai suoi figli, che stanno seduti sul sedile posteriore, dei fucili da paintball, ossia dei fucili ad aria compressa. Gli ordina di puntarli verso Susan e di sparare se avesse fatto anche solo un minimo movimento. Susan è terrorizzata, non muove un muscolo. Rick guida e poi ad un certo punto si ferma nei pressi di un campo. Si gira verso i suoi figli e gli chiede: ed ora, secondo voi, cosa dovrei fare? Le sparo? I ragazzi non rispondono. Rick quindi scende dalla macchina, si gira verso Susan puntandole una pistola addosso e le urla: esci da questa macchina! Ora! Subito! Seguimi! La afferra per un braccio e inizia a trascinarla in mezzo al campo, mentre urla come un folle: perché non sei dalla mia parte, Susan? Tu devi essere dalla mia parte! Perché fai così? Perché non mi aiuti? La fa inginocchiare in mezzo al campo, con i figli che nel frattempo sono in macchina e stanno vedendo tutto. Poi le punta una pistola alla fronte. Sia Alec che Ryan sono in macchina, sono immobili. Guardano la scena e si aspettano di sentire un colpo di pistola da un momento all'altro. Ma fortunatamente Rick
cambia idea. Quindi trascina nuovamente Susan verso l'auto e la fa risalire. Arrivato a casa, Rick dice a Susan che ha escogitato un nuovo piano. Considerate che Susan ha continuato a ricevere percosse da Rick, quindi è piena di ematomi. Ma Rick non si fa problemi, decide dunque di portare Susan dallo sceriffo per obbligarla a confessare alla polizia che è coinvolta nel piano di suo padre per farlo uccidere. Ma non è finita qui, perché a questo punto la storia di Rick cambia. Costringe Susan a dire alla polizia che ha molestato 3 dei suoi figli. E Susan si rende conto che forse confessare una bugia alla polizia potrebbe essere per lei l'unica e l'ultima possibilità di scappare. Susan vuole farsi arrestare. Questa per lei è l'unica via d'uscita. È l'unico modo per uscire da quella casa e da quella situazione. Di certo Susan lo riconosce, non è un gran piano, ma non ha alternative. Non può di certo continuare a vivere così, deve riuscire ad uscirne e deve riuscire a salvare i suoi figli. Rick dunque molla i figli a casa e trascina Susan dallo sceriffo. È il 22 febbraio del 2004. E in effetti, una volta giunti dallo sceriffo, Susan confessa che negli ultimi 2 anni i membri di un culto satanico a cui lei e suo padre appartengono hanno complottato per uccidere in un rituale Rick, suo marito. Racconta che suo padre l'ha molestava da piccola, ma esercita ancora un controllo così totale su di lei da convincerla ad avere ancora rapporti. Susan inoltre racconta che suo padre e Howard Miley, il sommo sacerdote della setta, la sfruttavano intimamente da quando era adolescente. L'avevano fatta prostituire, l'avevano usata per attirare altre vittime da far entrare nella setta. Ammette di aver molestato 3 dei suoi 4 figli dal 1996 al 2002 e ad ordinarglielo è stato proprio suo padre. Infatti quest'ultimo le ha insegnato un modo per ipnotizzare i suoi figli col fine di poterli molestare. In quel momento i 3 figli di Susan avevano 6, 8 e 12 anni. Ma pensate che sia finita qui? Ebbene no, perché Susan vuole davvero farsi arrestare, è terrorizzata, non vuole tornare a casa. Dice infatti che nel 1982 Howard Miley e altri membri della setta l'hanno torturata per un periodo di 3 settimane, confinandola in una cella frigorifera. Aggiunge che per 2 volte è stata costretta ad assistere e a partecipare alla tortura di una ragazza dei capelli scuri di circa 10 anni che avevano rapito. Diversi investigatori interrogano Susan, ma credono poco a questa versione al limite del fantascientifico. Ma Susan dice sempre la stessa versione e firma anche la dichiarazione di ciò che ha detto. A questo punto tutti i bambini di Susan vengono allontanati da casa dai servizi di protezione dell'infanzia per la loro sicurezza. Gli investigatori però decidono di non arrestare Susan e a questo punto la donna prega gli investigatori di arrestarla. Dice loro: perché non potete arrestarmi con tutte le cose che vi ho detto? Vi prego, arrestatemi! Gli investigatori dicono a Susan che non possono arrestarla sulla base di una sua dichiarazione. Devono indagare. Susan dunque viene lasciata andare ed ora sì che è terrorizzata, in quanto sa che Rick è furibondo per i ragazzi. Glieli hanno portati via e la colpa è solo di Susan e della sua setta. Quando arrivano a casa, tanto per cambiare, Rick picchia Susan in modo indicibile. La prende a calci, a pugni, la sbatte per terra. La trascina su per le scale solo per poi spingerla giù e farla cadere. Intanto, dopo essere stati prelevati da casa, i figli di Susan iniziano a parlare con la polizia separatamente. I bambini dunque parlano con gli agenti e dicono che in effetti loro madre gli ha fatto del male, li ha abusati. A questo punto tutti i detective chiedono: ma questa cosa te la ricordi oppure te l'ha detta tuo padre? Tutti rispondono allo stesso modo: no, io in realtà non me lo ricordo, me l'ha detto mio padre. I detective dunque dicono a tutti i figli di Susan separatamente: ascolta, non devi raccontarmi ciò che ti ha raccontato tuo padre, ma ciò che tu hai vissuto in prima persona. Com'è tua mamma? È carina? È dolce? Ti tratta bene? Ti protegge? Tutti i figli di Susan non possono far altro che rispondere: beh, sì, in realtà mia mamma con me è sempre stata molto dolce. Mi leggeva le favole, mi cucinava tanti dolci, però in questi 2 anni le cose sono cambiate tanto con questa storia della setta satanica. I detective dunque provano a capire se questa storia della setta satanica è stata tirata in mezzo da Susan o da Rick. E anche in questo caso ricevono delle risposte chiare, secche, coincise. No, mamma non mi ha mai parlato di nessuna setta satanica. È stato papà a dircelo, ci ha detto che parla con i demoni, che è posseduta. Ovviamente ora i detective si sono fatti delle idee ben precise su chi sia la persona problematica in quella famiglia. Non Susan, non i suoi figli, bensì Rick. Intanto Susan 2 giorni dopo si precipita dallo sceriffo per rimangiarsi tutte le sue dichiarazioni. Dice loro: ok, sono pronta a dirvi la verità, ma vi prego di credermi perché questa storia potrà sembrarvi folle, ma vi giuro su ciò che ho di più caro che è andata così. Giuro, questa è la mia storia, la mia vera
storia. I detective a questo punto le rispondono: ok Susan, tranquilla, dici quello che vuoi, cosa vuoi ritrattare? Susan spiega che in realtà tutta la sua confessione era una bugia. Non ha mai molestato i suoi bambini e neanche suo padre l'ha mai toccata con un solo dito. Inoltre non ha mai fatto parte di nessuna setta. In realtà è Rick, suo marito, che le mette le mani addosso e la picchia in continuazione. Susan dice ai detective: provo anche a nasconderli col trucco i lividi, ma voi non li notate? Non sono evidenti. Mi picchia ormai da 2 anni ininterrottamente. Mi ha messo contro i miei figli, non ho più rapporti con mio padre per colpa sua e peraltro ha anche parecchie armi in casa con cui spesso e volentieri mi minaccia. I detective erano riluttanti a prendere per veritiera la prima confessione di Susan, ma ora hanno capito tutto. Dopo aver sentito i bambini e dopo aver sentito la reale versione di Susan, i detective si mobilitano immediatamente. Rick Hamlin viene arrestato il 28 febbraio del 2004 e viene accusato di ben 18 reati. Come ad esempio abuso coniugale, torture, minaccia di morte, pericolo per i bambini. Il processo contro Rick inizia l'11 ottobre del 2005 e suo figlio Ryan, ormai 18enne, testimonia il processo, dicendo che Rick ha picchiato sua madre anche 5 volte a settimana dal 2002. Lui l'ha visto con i suoi occhi. Nel 2006 Rick viene condannato all'ergastolo e con Rick dietro alle sbarre ora Susan deve pensare a ricostruire la sua famiglia. I suoi figli sono tutti in affidamento e il suo obiettivo è riportarli a casa con sé per iniziare finalmente una nuova vita, una vita serena. Susan deve inoltre riuscire a riprendere i contatti con suo padre perché lo ama da morire. È sempre stato per lei una figura importantissima, essenziale, e non riesce a vivere ancora un solo secondo senza averlo accanto. Rick li ha divisi per troppo tempo, per troppi anni. Fortunatamente il padre di Susan comprende la follia di Rick, la riaccoglie nella sua vita e la prima cosa che fanno quando si rivedono è abbracciarsi e stringersi forte. Susan promette di non abbandonarlo mai più, gli chiede scusa. E questo, per quanto mi riguarda, è un momento davvero emozionante. Sentire Susan parlare di suo padre è emozionante, almeno a me ha fatto emozionare. Credo sia meraviglioso per una figlia avere un rapporto così solido con suo padre per anni. Dico questo perché Susan ha 50 anni quando riabbraccia suo papà. Quando Susan finalmente riesce a rivedere i suoi figli è molto in ansia perché non sa cosa pensino di lei. Ma appena la vedono, Jennifer, Claire, Alec e Ryan le corrono incontro sorridendo. Non vedevano l'ora di riabbracciare la loro mamma. Ryan, il figlio maggiore, chiede a Susan scusa 1 milione di volte. Ancora oggi si scusa con lei. Ma sente che le sue scuse non saranno mai sufficienti, perché ricorda benissimo l'inferno che ha passato sua madre. Però quell'inferno sicuramente, in parte, lo ha vissuto anche lui. Detto questo, ragazzi e ragazze, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro gradimento. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso con un commento qui sotto. Io vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze, ciao ragazzi.